Grazie, benvenuti a questo terzo Buonasera. vlog, che in realtà poi è il secondo, riguardante le partite d'Italia ai mondiali. E sì, non abbiamo fatto il secondo, che ho portato sfiga, e il terzo, vabbè, non può Porta portare ancora sfiga. più sfiga, Beh, perché però è ormai siamo postumo, però usciti. è postumo, quindi. No, noi non... Allora, non abbiamo portato sfiga, No, non è colpa da nostra. subito sulla difensiva. Non è colpa Figurati. nostra. Siamo qua per parlare di questa partita tra Uruguay, finita male, siamo qua nei Malissimo. mondiali. E impressioni, abbiamo meritato di uscire senza Ti dubbio. dico, è finita male, malissimo. Prandelli si è dimesso, Abete si è Abete si è dimesso. dimesso. L'Italia, Buffon ha fatto un sacco di critiche sui giovani. Sì, anche È Balotelli successo di stesso non tutto. ha abbastanza, Colpe. sì, abbastanza colpe, non ha impressionato come si aspettava. C'è da dire che non ha neanche deluso in maniera No, definitiva, ecco, perché comunque le però sue occasioni le aveva avute. diciamo che un gol in tre partite da Sì. un campione ti aspettavi di più. Sì. Quando poi c'è Neymar, che è una squadra che fa schifo come il Brasile, perché fa schifo quest'anno il Brasile, e lo sta salvando completamente. Ok, quindi tu mi stai dicendo che non ti farai Brasile il Assolutamente prossimo no, non tifo Brasile, mi sta molto antipatico, ecco, devo dire. C'è da dire che questa partita è condizionata dagli episodi, sì, anche è vero, perché c'era l'espulsione, non c'era a mio avviso l'espulsione di No. Marchisio, perché voleva andare sulla palla chiaramente, poi è finito per prendere la gamba, massimo giallo, ecco, per Sì, come stava andando la partita. diciamo quel classico arancione, tosse, proprio vuoi Ecco. dirla. E poi Però secondo rosso no, c'era forse assolutamente zero. l'espulsione di Suarez, che non ha visto nessuno, che l'ha morso Chiellini. Adesso se Ok. muore Suarez, c'è da dire che probabilmente non giocherà mai più una partita da adesso in poi, No. perché verrà squalificato per 10 giornate minimo, ecco. Minimo. Però il problema principale è che noi, come sempre, gli italiani ci attacchiamo troppo a Sì, delle non cavolate, quando in realtà la sì. colpa principale è che Detto purtroppo in tre questo, partite sì. non abbiamo mai avuto gioco. L'unica partita che abbiamo vinto è stata contro una squadra bollita, perché l'Inghilterra si è visto successivamente, era un po' come la Spagna. Ok, la Abbiamo Spagna ha vinto tutto e ci può anche stare. L'Inghilterra era soltanto una squadra Sì, mi ha deluso bollita. molto, perché io in Italia pensavo facesse molto meglio, Ma almeno invece passasse i gironi, cioè, sì. nel senso, diciamo che all'inizio si pensava che le uniche due che passavano erano Italia e Sì. Inghilterra. Le uniche due eliminate sono Italia e Sì, no, Inghilterra. sono passati quelli della Costa Rica, che sicuramente, insomma, loro il calcio non sono proprio due cose. Campbell molto forte, e per il resto poco, Niente, poca roba, niente, ecco. niente, niente. Ma si è visto, si vedrà poi Hanno appena solo più incontri. condizione atletica e più voglia di fare qualcosa, Sì. evidentemente. Meno paura, perché hanno meno da perdere, non so, può essere anche quello. E fatto sta che, insomma, noi usciamo meritatamente, devo dire, molta delusione, molta amarezza. Fateci sapere un po' cosa ne pensate e come pensate che possa reagire questa nazionale, Sì, perché vediamo come andrà avanti. esatto. Mentre magari iscrivetevi al nostro canale, Bravo. mettete mi piace, E commentate. condividetelo e commentate qua sotto e Esatto. basta. C'è da dire che dopo aver vinto il campionato del mondo siamo usciti 2 volte prima delle fasi finali del mondiale. E io ti farò l'Olanda. Ti farei l'Olanda, io ti farò per lo sport, va bene. Alla